E qua invece, ragazzi, abbiamo qua tu sei la persona più adatta a spiegarci che succede qui. Qui c'è il regno della regno Cina giapponese. Della Cina giapponese. Abbiamo i gyoza. I gyoza, esatto. Il nettare di Dio. Gyoza già fatti ma freschi da cucinare, esatto. A 258 yen. Più tasse, quindi sono 2,80 euro pure questi. E è buono qua, perché sono, quanti sono? 12 gyoza, è un buon prezzo. Qua 18 gyoza allo stesso prezzo. E poi un sacco di altre forme di gyoza o wonton. Non sono proprio quelli più buoni, però shumai, non so se conoscete i shumai, quelli un po' più, l'avete visto, li prendete dal cinese, ristorante cinese, poi in primavera, esatto, arumama. E a fianco abbiamo una parte un po' coreana, il kimchi, Cina e Corea. Il kimchi, che sono verdure sottopiccante, esatto. Questa però è una versione giapponese, perché sono molto meno forti di quelle coreane vere, ma piace molto ai giapponesi. Qua invece abbiamo il cognacco, sì. Bellissimo. Cognacco come è fatto? Cosa c'è? Perché non si sa, tipo credo sia fecola di patate o qualcosa del genere. Allora, perché il cognacco, che io la prima volta ho sentito, ti piace il cognacco? Ho detto, no, il cognacco non ho mai bevuto, forse il whisky sì, ma il cognac invece no, era questo. Vedi questa sostanza, io so che è velenosa, sì, questa cosa. Sì, gelatinosa, sì. Molto gelatinosa, vedi, vari colori. Non so spiegare, sa di cartilagi, ma non è cartilagi. No, è fatta dalle piante. Sì, non è da fatto, quali? Però è cognacco, che non è cognac, ma è cognac. E qua abbiamo quello che abbiamo visto prima, esatto. Il tofu fritto essenzialmente. Qui abbiamo il tofu. Tofu no. Qui abbiamo il tofu. Ah, il tofu a me piace. Oh, bravo. E non perché. No. Tofu mangiato sia chiacchiacco, che prende, tu prendi lo chiacchiacco, come si fa? Ricetta veloce. Vai. Prendete un tofuino qualsiasi, un tofu di questo, vedete, costa poco, 98 yen, tre pacchetti così. Ci mettete la salsa di soia, ci tagliate un po' di porro, sì, e la morte su. C'è anche il tofu fritto, è una bomba, anche dashi tofu. Ah. Oppure il tofu, il mapo tofu. Ah, e vedete questi sono due tipi di... Esatto, spiegaci, vai. Oh, che c'è quello di cotone e quello di seta. Perché è a seconda della durezza del tofu, di quanta acqua c'è rimasta dentro, quindi che uno è più duro e uno è meno duro. Ma guardate, e quindi uno serve per farlo fritto, e se lo fate con quello sbagliato vi si sfoga. Non lo sapevo, vedi? Quindi qual è quello morbido e quello duro? Allora, com'era? Questo dovrebbe essere quello morbido. Questo è quello morbido e bianco è quello. Se respirare ho sbagliato, cavoli, sai, poi ci diverciamo. E qua altre tsukemono, il surimi, oggi vi facciamo vedere tutto, è una puntata lunghissima, ma restate con noi perché veramente più di così non si può fare, poi non lo faccio più, ragazzi. Guardate qua, il surimi, che praticamente è pasta di pesce, no? È famoso anche in Italia. Ce l'abbiamo anche noi. Questo ce l'abbiamo anche noi. Praticamente è pasta di pesce con insaporita. Ah, ma questa è buona, lo sai perché, Davide? Perché? Vedete, insegna questo... È con meno sale. Esatto, ora parleremo anche della paura di spinacio per il sale. Questa è una cosa importante. Non è da sottovalutare. Oh, io vi dico la verità, ragazzi. E qua abbiamo. Questa pure un po' sempre su pasta di pesce fritta, un po' come il kamaboko. Ma a fianco, ragazzi, abbiamo quello che abbiamo già fatto. Abbiamo visto la Cina, abbiamo visto la Corea. Dovrei passare all'Italia. All'Italia giapponese. Allora, voi avete visto, o se non avete visto, andatela a vedere la puntata carbonara, microwave carbonara abbiamo fatto insieme, perché abbiamo usato queste salse, vedete, 103 meat sauce, carbonara 103, questa così. Quanto è appetitosa, no? Questi spaghetti forse però sono fatti con un grano italiano, quindi sono buone, però. E poi varie tutte. Ma vediamo, facciamo una breve giro stolta con calma, perché sennò mi ammazzate. E arriviamo all'angolo pesce. Pesce a pesce, vedete, peraffo che non c'è. Qua è surgelato. Quindi non ci interessa molto. Ma non li prendete che non sono buoni. Ma io ero surgelato. Qua abbiamo varie alghe. No, esatto. Le alghe, perché dice tu vai in Italia, dice trovi le alghe così. No. Invece qua trovi il kombu, sì. Il kombu che è quella fondamentale. Per fare il kombu, per fare il dashi, per fare la zuppa. Wakame che la fai. Esatto, la wakame, vedete? Cioè i fisici che fai. Guarda, sono tutte buone. Le infatti c'è scritto, però sono buone. Però le conosci, le sai differenziare dal sapore, sì, io no.
e poi pesce a pesce freschi. Questi sono proprio. E la principessa di Sendai, Hoya. Hoya. Poi prendi uno con la pinzetta, così non. La Hoya, che prende dell'ananas di mare, se non sbaglio, da noi, è un mollusco che si mangia molto qua nella zona di Sendai. E sa prende di ammoniaca. Esatto, e tra l'altro ce n'è due, una qua fatta a più. Vedete? Sì. E una è fatta a meno. Non mi ricordo quale è la bocca e quale no. Ah, e costa poco qua, costa 188 lire. Calcolate che questa è molto difficile da mangiare, perché anche gli stessi giapponesi a volte non piacciono. Questo è difficile, ragazzi. È molto difficile. Beh, qua abbiamo vari pesci. Vedete, l'angolo del pesce è predominante in Giappone. L'angolo del pesce è buono e costa poco, in verità. Perché vediamo... questo a 793, non so bene che pesce sia, per dire la verità, è russo, viene dalla Russia però, e costa 793 yen. Invece, dai, questo è il buri, che qua viene 440 yen, costa poco vedere tre fette di pesce, 440 yen, se volete mangiare il pesce ce n'è. Pesce sì. Ce n'è. Poi anche delle parti che 320 magari yen. Ecco, guardate, sottovalutiamo, vedete, quella è la cosa, la mascella, la parte non della mascella ma della bocca, vicino alla bocca, 298 yen, questa ci fai la zuppa, è una bomba, oppure la fai shioyakini, come c'è scritto là, la fai alla piastra. Col sale. E poi stanno quelle già, vedete, il pesce già trattato, che troviamo anche qui a fianco. Qui abbiamo il pesce, magari questo sottomiso, sotto altre, questo sa che caso, no? Oppure sotto varie sostanze, non ha stupefacenti, mangiato così, oppure sotto sale, già pronto, o da friggere, o da cucinare, o da mangiare crudo. Ma noi sappiamo che quello che vi piace da vedere sul crudo arriva tra poco, però prima facciamo vedere. Volete vedere da dove nascono i pesci? Esatto, qui abbiamo le uova. Perché vanno molto le uova di pesce. Poi salmone. Questo viene dall'America però, eh? Il salmone americano però. E qua varie cose un po'. Questa che cos'è? Questo. Ah, questo è il... Ah, ecco, questi. E questo invece abbiamo, vedete, l'interiora essenzialmente di seppia sottomiso, che hanno un sapore fortissimo. Che si sanno da sciocare, sa proprio del mare, sa di male. Male e mare. E qua si inizia un po', con le otate, vedo le capesante, i gamberi fritti, e qua sono un po' di molluschi vari, i militi ignoti, ricordiamo. E qua un po' le fatte le vongole, paste buone, stava Flavio che faceva paste vongole, questo diceva che era molto buono. E poi arriviamo ai pezzi forti, arriviamo al tonno, ai tranci di tonno, e arriviamo al sashimi. Perché come sapete bene, nei supermercati giapponesi sta il sashimi, e qua c'è una distesa di sashimi. Quanto costa il sashimi giapponese? Tra l'altro stanno, vedete, le signore stanno impacchettando, stanno preparando qua davanti, la signora ha appena fatto un... E guardate le foglie. Esatto, è pieno di foglie, esatto, come abbiamo detto prima, scisso. E non è il cucino. E quanto costa, ragazzi? Cioè, guardate, questa confezione di sashimi misto a 1480 yen. Quale, quale? Questa qua. Ah, bellissima. Bellissima. Oppure se volete fare soltanto il tonno... Sì. Guarda, oro comunque 580 yen, la parte centrale del tonno. Cioè, ragazzi, vari tipi, stanno vari. Oggi non troviamo la balena, ma a volte c'è anche la balena. Allora, guarda, i tentacoloni sono tornati. Il polipo, vedete, 4 euro. Tentacoloni da migliori anni. Poi addirittura i resti, quello che hanno scartato del tonno, potete comprare a pochi euro. E via dicendo. E andiamo un po' avanti, vedete qui. E ora entriamo nell'altra zona. Intanto facciamo vedere quanto è vasto questo supermercato. E non quello che pensate, però di la battuta solita, guardate quanto è vasto. E andiamo ad esplorare. Poi per chi proprio non c'ha tempo di fare niente, di cucinare, ci sono i piatti pronti. Ed è piena di piatti pronti la COP. Vediamo. Intanto è anche pieno dei clienti. E tutti i vari piatti pronti, vedete, anche di verdure, insalata di patate, insalata russa essenzialmente. Poi vediamo cose un po' più fritte, un po' più preparate, vedete, questo è pesce, questo qua, oppure
invece stanno due fritture, le fritture di calamari, abbiamo, vedi, qua si possono scegliere, si può fare il proprio set di frittura, questo per la soba probabilmente, anche se è tempura proprio, Tempura di tutto, tempura. Cicua. Sono qua, sì, quella anche che è fatta di pesce, no? Quello è tipo surimi, il cicua. E gyoza, se volete gyoza già fatti, li trovate. Vedete anche i karage, le crocche, so, crocchette, in Giappone sono le crocchette come da noi, o di patate o di vari di carni di vario tipo. Se uno le vuole mangiare ci si sta anche l'assaggino. Vari bento, vedi, vari katsu già fatti, la yakisoba già fatta, vedete che varietà, sono katsudon, stanno bento con pesce e fritture, che è fritto metà in Giappone è imperante, sì, sì. Allora gli onigiri che te li tirano appresso, quanto costano gli onigiri? Questo costa un po' 150, ma questo qua quanto costa? Questo dovrebbe essere super economico, 99 yen. Ma infatti io. E poi raga, ecco quello che volete vedere tutti, oh, il sushi. Siamo arrivati al sushi e una bestia come questa ti costa circa 1000 yen, anzi scontato 882 euro, costa tipo 8 euro. Guardate che bello, guardate che bei set. E questo poi noi siamo a Miyagi, siamo a Sendai, quindi il sushi è buono, capito? Cioè, guardate questo qua, 6,98, 6,28 è tintato, guardate tutti, bello, bello. No, questo... Chirashi sushi, no? Pure questo, con tutto, tutti i pezzi di pesce sopra. Questa è roba buona. Per vedere i nomi dei sushi, andate a vedere Sushiologia, che abbiamo fatto lo spinaci con tanti amori. Pure tanto sushi, tanto sushi, guarda, questo è due lì. Questo è tipo sottaceto, questo è tipo sardina, questo è buonissimo. E quindi ragazzi, questa era la puntata essenzialmente sul pesce, sul sushi, sul sashimi, ma in verità ne abbiamo viste di tutti i colori, abbiamo visto cucina cinese, piatti pronti e tantissime altre cose interessanti, deliziose e alcune magari un po' eccessive. Ecco, come sempre, quindi scrivetemelo nei commenti, scrivetemi cosa mangereste, cosa comprereste, invece cosa vi ha fatto un po' impressione, cosa secondo voi potrebbe non piacervi, non essere buono, insomma, scrivetelo nei commenti come sempre. Fatemi un grande favore, mettete un sacco di mi piace, per favore, so che siete già tanti, vi seguite, fate questo piccolo cosa, un bel mi piace, condividete il video e iscrivetevi se non siete ancora iscritti al mio canale. Come sempre, quindi da Vivi Giappone è tutto, a frappè! E la prossima puntata arriva tra una settimana o meno. Vediamo, vediamo. Cerchiamo di farla arrivare anche prima, se questa vi è piaciuta. A frappè.